È chiaro che questa è una stagione importante sotto molteplici punti di vista. Si parla di una imminente riforma che, la domanda è questa, partirà dalla prossima stagione o ci vorrà più tempo? No, noi dobbiamo ragionare con le norme alla mano, con regolamenti alla mano. La riforma si può sicuramente ipotizzare entro il 30 di giugno, ma serve un anno per poi poterla attuare. Quindi se entra in vigore, se noi siamo bravi e dobbiamo esserlo a predisporre e a tradurre in progetto l'idea della riforma, deve entrare in vigore dal 1 luglio 2022. Questo non significa comunque che la stagione 21-22, quindi partendo dal 1 luglio 2021, non si debba avviare il processo di avvicinamento a quella riforma. Il numero 22 è un numero per Gabriele Gravina particolarmente propizio e fortunato, perché il 22 ottobre 2018 diventa per la prima volta presidente della Federcalcio. Il 22 febbraio viene rieletto e andando a ritroso, molto a ritroso nel tempo, 22 giugno 1996. Dimmi tu, Sì. Gabriele, che cosa è successo in quella data? Beh, è stata una data storica, è ancora una data storica, la memoria, la storia del mio piccolo ma grande Castel di Sangro. Siamo una piccola realtà di 5.000 abitanti che arriva per la prima volta in Serie B e credo che abbia scritto una delle pagine più belle dello sport italiano.